dimora dello spirito. Ascolteremo una testimonianza di spiriti amici, mandati da Dio per provvedere nella salvezza dell'anima nelle persone che credono in Cristo come Salvatore. Gli spiriti amici possono far parte ugualmente della famiglia dello spirito, in base alla legge del libero arbitrio e di volta in volta possono anche cambiare. Avendo la facoltà di non evolvere o prendere decisioni diverse dalle nostre, quindi possono subentrare nuovi membri. Ognuno sarà in grado di evolvere attraverso le proprie azioni ed evoluzione spirituale. Si presentano i spiriti amici, riferiscono che nell'aldilà ci saranno. Sollecitano l'impegno di effettuare il download, cioè di scaricare i files delle comunicazioni che arrivano tramite la metafonia. Ribadiscono e rimembrano la promessa fatta a Sant'Erasmo, del divulgare la realtà trascendentale. Sottolineano che a chiederlo sono dei spiriti candidi. L'umanità può usare queste comunicazioni per aumentare la consapevolezza sulla vita che sarà nell'aldilà. I messaggi ridanno e svegliano la vita eterna. La verità sul mondo, sull'essere umano e sullo spirito è nel Cristo, testimoniato dalle Scritture. Ogni azione verrà pareggiata fino a quando si vive secondo la legge della carità, nella verità di Gesù Cristo. Gesù è patito e nel corpo e nell'anima. Sia in cielo che in terra egli scorge ogni cosa. Sant'Erasmo, ci riferisce che le comunicazioni di metafonia avvengono su opera di Dio, con il suo consenso. Il simbolo delle ali nella Bibbia, è molto ricco ed evocativo. Qui Sant'Erasmo con il richiamo alle ali come esperienza simbolica. Si rivolge a volerci condurre alla salvezza e libertà dell'anima. Grazie per l'attenzione. Contribuisci anche tu alla divulgazione dei messaggi che arrivano dal cielo. Alleluia.